Quest'anno non espongo nulla, ho solo l'incontro a Setup sul diritto d'autore nell'arte, ma ho portato un'intenzione. L'intenzione significa un segno. Si chiama La vita in fasce e lo porto addosso a me, espongo addosso a me un'opera che significa appunto non memento mori, cioè ricorda che devi morire, ma ricorda che in questo momento c'è qualcuno che sta nascendo e che sta morendo. E questa è un'azione di collegamento, io mi chiamo il collega, collega non è un sostantivo ma un verbo, e questo significa che ci sono delle arti e degli arti che vanno prolungati. Prolungamento arti significa questo: noi dobbiamo avere delle gallerie come quelle che abbiamo visto ad Arte Fiera o a Setup o durante Art City, delle gallerie che non vendono quadri ma vendono intenzioni, fanno arrivare un'intenzione. Dobbiamo pensare alle persone che non vediamo, non si può più pensare alla nascita o alla morte, solo quella che è percepita, dobbiamo pensare anche a quella reale. Questo è un gesto, è un tratto di vita, d'un tratto nasce qualcuno, d'un tratto vive qualcuno. Credo che in questi giorni Bologna abbia voluto lavorare anche su queste percezioni, non solo sugli eventi, non solo sulle opere, ma anche cosa c'è dietro gli eventi, cosa c'è dietro le opere. Io parlo spesso di energia, di frequenza, di onda. Spero che Bologna abbia cambiato la frequenza, che non significa una cosa continuata, cioè di frequente, ma di frequenza. Noi siamo fatti di questa elettricità. Spero che Bologna abbia saputo ancora una volta dare, attraverso l'arte, questa elettricità, luce.